Ed eccoci tornati dopo la pausa caffè alla Digital Edition del Roma Christmas Camp. Prima abbiamo iniziato a parlare di smart working, ma sarà con Fabrizio Lapiello che approfondiremo il concetto di trasformazione digitale nelle imprese. Ciao Allora, Francesca. benvenuto alla Roma Christmas Camp. Grazie davvero per l'invito. Buongiorno a tutti. Proviamo a parlare un pochettino di digital transformation, però parlando, diciamo, di quegli argomenti che, diciamo, affronto tutti i giorni, e quindi ho raccolto quelle buzzwords che di fatto caratterizzano il mio lavoro, quindi Industria 4.0, trasformazione digitale, Internet of Things, cloud, digital, data. Queste, diciamo, sono soltanto alcune di quelle parole che caratterizzano di fatto poi quella che è la mia quotidianità. Però, diciamo, per caratterizzare poi l'intervento, il mio pensiero è quello che per, diciamo, comprendere il presente, diciamo, un po' cercare di predire quelli che potrebbero essere gli accadimenti futuri, bisogna un po' conoscere il passato. Per questo voglio che, diciamo, prestate un attimo attenzione sulla parola IoT, cioè quindi Internet delle cose, e che la generalizzate, cioè nel senso che è dispositivo connesso ad Internet. Andiamo un attimino diciamo, nel passato. Per dispositivo connesso a Internet potremmo anche intendere un dispositivo mobile, quindi un tablet, un cellulare. Per, diciamo, in maniera molto, molto generica, nel 2003 c'erano soltanto 500 milioni di dispositivi e 6,3 miliardi di persone. Guardate invece nel 2010, c'è un boom, 12,5 miliardi di dispositivi, cioè praticamente quasi due a testa. Guardate invece quella che, diciamo, qualche anno fa era la previsione per quest'anno, che poi è stata abbondantemente superata, 25 miliardi, cioè quindi addirittura 3 per persona. Sempre considerando la parola IoT, vediamo un attimino quelli che erano i trend. Questi sono dei dati del 2014 che vedevano questa tecnologia, che poi per me è un po', diciamo, quella che, diciamo, caratterizzante di tutte quelle che sono una serie di innovazioni anche a livello industriale di oggi, e che forse è quella che è più rappresentativa anche del termine Industria 4.0. Guardiamo per esempio come crescevano i dispositivi wearable del 2014, oppure le smart TV, o la stessa domotica che oggi, diciamo, di fatto è diventata di dominio pubblico grazie a tutta quella che è stata la diffusione degli assistenti vocali come quelli di Google, come quelli di Amazon e tutti gli altri, insomma. Guardiamo ad esempio poi al centro, la parte invece dove dice smartphone spediti. Nel 2014, cioè, le persone preferivano comprare gli smartphone tramite e-commerce, quindi già c'era una forte propensione, 6 anni fa, a quello che erano l'utilizzo di sistemi comunque digitali per fare acquisti, cioè un po' in controtendenza con quello che si pensa o comunque si dice oggi, che, diciamo, poche persone sfruttavano gli e-commerce. Invece non è vero, già qualche anno fa si stava, diciamo, diffondendo tantissimo queste tecnologie, che per moltissimi, diciamo, le stanno conoscendo proprio quest'anno, per colpa, per fortuna, diciamo, in questo caso della pandemia. Contestualizziamo invece alla pandemia. Mi è capitato anche, diciamo, in relazione a, diciamo, alle chiacchiere con dei clienti, di leggere e sentire questa frase. Io, diciamo, sono d'accordissimo chiaramente che la pandemia è stata devastante. Non sono tanto d'accordo sull'ultima parte di questa frase, dove si dice che stiamo tutti navigando a vista in mari sconosciuti, proprio per via diciamo, del fatto che, come dicevo nelle slide precedenti, ormai la tendenza, diciamo, della trasformazione tecnologica era già, diciamo, iniziata da tanto tempo. E quindi, diciamo, è un po' in controtendenza rispetto ad alcune tipologie di business dire che, diciamo, si è iniziati proprio quest'anno. Cioè, in realtà, diciamo, questa trasformazione sarebbe dovuta avvenire già un po' di tempo fa. È per questo che poi, tra l'altro, alcuni dicono sono gli ultimi, e tra l'altro si è sentita tantissimo anche, diciamo, nel corso della mattinata questa frase: sono gli ultimi 6 mesi, probabilmente abbiamo avuto un cambiamento in condizioni normali, richiederebbe 10 anni. È vero, questo, diciamo, è un po', forse, un po' una frase tutta italiana, se vogliamo, cioè nel senso che, come dicevo anche prima, di fatto, avendo iniziato tanto tempo fa ad affrontare quelle che sono delle tematiche che forse solo oggi stanno, diciamo, arrivando in Italia, mi sono ritrovato di fatto a, diciamo, leggere un po' in maniera strana questa frase, cioè nel senso che, analizzandola poi, possiamo dire che
abbiamo semplicemente, diciamo, in questi 6 mesi rincorso quello che era un andamento già, diciamo, in forte diffusione in altri paesi, di fatto. E, guardiamo per esempio, proprio qualche giorno fa leggevo un'indagine di Unioncamere, l'anno scorso c'era un interesse da parte delle imprese di stampo industriale verso la tecnologia industria 4.0 dell'82%. Leggo i dati perché sono un po' cioè, dati diversi. Per esempio le imprese invece che fanno servizi hanno il 64% interessate all'industria 4.0 e solo il 53% invece le aziende del commercio invece siano interessate a quelle che erano diciamo, le tecnologie 4.0, un po' in controtendenza di fatto con quello che leggiamo quest'anno, perché poi quest'anno soltanto il 32% di queste aziende, cioè quelle di stampo industriale, hanno diciamo, di fatto veramente poi implementato quelle che sono state le tecnologie 4.0, mentre tutte le altre, cioè quelle del commercio, della manifatturiera, cioè imprese manifatturiere, sotto il 10% hanno diciamo, implementato davvero quelle che poi sono state diciamo, le tecnologie 4.0. Ma questo perché? Cioè, la mia risposta è stata probabilmente perché negli anni passati non siamo stati tanto in grado, a parte di iniziare gradualmente il processo di trasformazione digitale e non ritrovarci addosso da un giorno all'altro, perché cioè, il problema della pandemia è stato questo, ritrovarsi da un giorno all'altro a, diciamo, stravolgere quelle che sono le nostre abitudini. Purtroppo qualsiasi innovazione, se, diciamo, non fatta a piccoli passi, rischia di, diciamo, di avere l'effetto opposto, cioè quella di praticamente rallentare piuttosto che migliorare e velocizzare i processi. È per questo che diciamo, in questo piccolo talk ho pensato, diciamo, di raccogliere tre consigli da lasciare, alle aziende per, diciamo, migliorare chiaramente il futuro e iniziare una piccola trasformazione digitale. Questo l'ho fatto, diciamo, seguendo sì questi tre consigli, ma anche portando tre casi che avevo letto da una ricerca Google che era molto molto carina. Diciamo, il primo consiglio è quello di sfruttare i dati, per definire una nuova strategia di prodotto. E qui faccio l'esempio di un'azienda francese a conduzione familiare che si chiama, spero di pronunciarla bene, Pichin Dessous. È sostanzialmente un'azienda familiare che di stampo più, diciamo, edile, cioè costruiva piscine. Nell'arco di quest'anno, chiaramente, la costruzione era un po', diciamo, impossibilitata, chiaramente per via, diciamo, della scarsa mobilità. E quindi loro hanno studiato il mercato e si sono resi conto che chiaramente le persone non potevano partire per le vacanze, ma di fatto hanno compreso però che i consumatori stavano migliorando i propri spazi, diciamo, all'esterno di casa per rendere, diciamo, fruibile e quindi, diciamo, passare sostanzialmente una stagione estiva nel migliore dei modi, stando a casa. E questo praticamente ha permesso di implementare una strategia digitale con una nuova linea di prodotto, che erano sostanzialmente le piscine fai da te, tutte chiaramente da comprare online, chiaramente facendo poi pubblicità mirata su Google, o comunque su Facebook, o su qualsiasi altra, diciamo, piattaforma che permetta questa tipologia, diciamo, di condivisione e di pubblicità. E questo ha permesso a questa azienda di ottenere il 113% di lead in più e il 20% di fatturato in più, ma non nel periodo, su base anno. Cioè, questo dovrebbe farci capire che anche in questo caso, sfruttando i dati a disposizione, sfruttando, diciamo, quelli che possono essere i trend, bisogna rispondere con prontezza, cioè quindi cambiare strategia, innescare nuove, diciamo, linee di prodotto o innescare nuove strategie di marketing rispetto al prodotto. Il secondo consiglio, invece, è di considerare la strategia relativa ai canali di vendita, anche per andare incontro alle esigenze dei consumatori, un po' come è successo prima, però in questo caso vi faccio l'esempio di un'azienda del Regno Unito, un retailer che si chiama Toolstation. Loro sostanzialmente vendevano sempre materiale edilizio con materiale di bricolage soltanto nei loro punti vendita. Hanno sostanzialmente innescato sistemi di vendita online, ma in più l'opzione praticamente di poter ritirare presso le loro station praticamente i prodotti diciamo, acquistati online. E questo ha permesso sostanzialmente di
di cambiare quella che era la strategia, cioè di portare il consumatore all'interno del negozio, ma mantenerlo sempre all'esterno, magari con un ticketing ben preciso. Loro sono partiti dal presupposto, però come hanno fatto poi d'altronde anche quella, diciamo, l'azienda francese di cui vi parlavo prima, hanno sostanzialmente studiato che le persone hanno incominciato, diciamo, a sistemare gli spazi interni di casa e quindi si dedicavano sempre di più al fai da te e al bricolage. E questo, diciamo, ha permesso poi di innescare quella che è stata la strategia per, diciamo, approdare su nuovi canali di vendita online. Terzo e ultimo caso, soddisfare la domanda dei consumatori. Sembra banale, però prendiamo ad esempio, in questo caso, un'azienda italiana, MediaWorld. Loro praticamente hanno studiato la domanda di dispositivi elettronici che venivano venduti nel periodo. Però facendoli, diciamo, caratterizzando la ricerca sulla base delle categorie che venivano più ricercate e venivano più vendute su, diciamo, agli utenti. Questo cosa ha permesso di fare? Ha permesso di migliorare il processo di stoccaggio dei prodotti elettronici per soddisfare sempre di più la domanda crescente dei consumatori. Ecco, cioè, quindi di fatto c'è una, diciamo, una linea guida principale. Analizziamo i dati, sfruttiamoli. E andiamo a soddisfare quelle che sono delle nuove e, diciamo, a volte anche immaginabili, però di fatto studiando quelli che possono essere i dati, riusciamo almeno ad arrivare molto molto vicini a quelle che possono essere, diciamo, delle esigenze anche imminenti. E giusto per concludere il mio talk, quello, diciamo, che è il consiglio principale per, diciamo, andare a trasformarsi digitalmente, proprio come primo, diciamo, step necessario a tutti, è quello di comprendere diciamo, il vero stato di digitalizzazione della propria impresa. Una volta compreso quello che è lo stato di digitalizzazione dell'impresa, andare a innescare dei piccoli processi che in qualche maniera possano migliorare anche a piccole dosi quei processi che erano lenti, ripetitivi e delle volte che, diciamo, innescavano anche, diciamo, delle falle poi economiche all'interno dell'impresa. Cioè, quindi analizziamo, trasformiamo, miglioriamo e, se necessario, riprendiamo anche, diciamo, quello che poi è stato il processo di trasformazione. Miglioriamolo poi a piccole dose e pian piano ci ritroveremo con, diciamo, un'azienda del futuro. Grazie. Fabrizio, tu da Innovation Manager, Software Innovator, quale Sì. Sì. come diciamo, a cosa pensi sia dovuto il fatto che l'Italia venga percepita un poco, tra virgolette, in ritardo rispetto al processo di digitalizzazione aziendale rispetto al resto d'Europa, ma anche al resto del mondo? Allora, Francesca, io dico che in Italia, cioè no, io penso che ormai sia chiaro, eravamo in ritardo, molto in ritardo. Tante tecnologie che abbiamo utilizzato anche durante il lockdown, per molti, per tantissimi, è vero, forse per tanti addetti ai lavori, erano già diciamo, di utilizzo comune. Il motivo probabilmente è che abbiamo una scarsa cultura del digitale in Italia. E infatti questo lo vediamo. Guarda, ad esempio, tutta la polemica che è nata dietro, per esempio, l'utilizzo di Speed, no? Tanti dicono che è difficile accedere a quella tecnologia, è difficile averla, è difficile utilizzarla. Ti dico la verità, per me non lo è stato, forse sono un caso eccezionale, però ti dico, non vedo, diciamo, tutta questa difficoltà nell'accedere a quella tipologia di servizio. Un'altra cosa, secondo me, molto bella che abbiamo fatto, però è passata in sordina proprio come Italia, che poi, tra l'altro, l'hanno implementata anche in altri stati in tempi, diciamo, un pochino meno sospetti, però comunque l'utilizzo della carta elettronica, quella di identità, per accedere anche ai servizi della pubblica amministrazione. Quando ho letto questa cosa, subito mi è venuta in mente l'Estonia. Perché sono un cittadino digitale estone anche, cioè, nel senso che praticamente loro hanno un programma di residenza digitale, quindi tutti possono fare richiesta e si ha proprio una card simile a quella nostra, diciamo, di identità, che ti permette di accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Ecco, questo, diciamo, mi ha fatto un po' sognare, va? Perché comunque l'Estonia è il primo paese in Europa per digitalizzazione, comunque avere, diciamo, almeno questo primo approccio un pochettino più digitale.
digitale mi ha, diciamo, entusiasmato, però di fatto siamo ancora molto dietro, ma non tanto, diciamo, a livello forse governativo, perché comunque ci stiamo spingendo oggi verso quei servizi, ma forse proprio tra le persone comuni, cioè nel senso che c'è ancora quella scarsa attitudine al digitale, un po' come diceva prima l'altra speaker per la matematica, cioè ancora oggi ci sono tante persone che, diciamo, si professano ignoranti in materia di informatica digitale. Purtroppo questo oggi non è più ammissibile, siamo in un paese, cioè non in un paese, ma in un momento proprio fondamentale. Il digitale è una strada da percorrere necessariamente, non possiamo permetterci di non conoscere quelli che sono i trend futuri, cioè andremo sempre di più sul digitale. Dalla tua, diciamo, presentazione emerge appunto che bisogna avere una coscienza digitale, una coscienza della maturità digitale e anche la maturità per valutare la maturità digitale, una maturità per... Esattamente. Ma la coscienza, chi la deve avere? L'imprenditore o i suoi consulenti? Allora, guarda, entrambi, però ecco, questo è un altro punto dolente. Forse abbiamo anche un po' scarsa attitudine a fare impresa. L'imprenditore a volte deve andare anche un po' di pancia, come si suol dire, cioè nel senso che in un momento come questo deve affrontare, è vero, come dicevo prima, con l'analisi dei dati, quindi con dati alla mano, ma deve essere pronto a, diciamo, invertire subito la rotta qualora non stia funzionando qualcosa. Cioè il consulente deve essere bravo a indirizzare, ma l'imprenditore deve essere bravo, diciamo, a supportare quella tesi, ma soprattutto, diciamo, deve essere pronto a invertire la rotta, anche se è doloroso, ma invertire la rotta, e soprattutto deve essere pronta ad investire anche se è un momento difficile. È l'unico modo per poter, diciamo, cambiare direzione e poter, diciamo, svoltare quello che è, diciamo, questo momento un po' negativo. E quando il consulente è bravo e l'imprenditore non ha orecchie per ascoltare? Questa è una bella domanda. Lasciamo ai posteri la risposta. No, scherzo, però diciamo il consulente secondo me deve cercare in tutti i modi di supportare anche diciamo, quando non ci sono abbastanza, diciamo, ascoltatori attenti verso quella che è la cosa giusta da fare. Poi se proprio, diciamo, non c'è direzione, purtroppo significa che prima o poi sarebbe comunque dovuto succedere qualcosa di negativo, e la pandemia è stata semplicemente quel momento che ha, diciamo, purtroppo decretato il declino di quell'impresa, però prima o poi qualche accadimento sarebbe successo se non ci sono, diciamo, abbastanza orecchie per ascoltare, diciamo, quello che poi una direzione giusta da prendere. Irene ci dice dalla chat: credo che la difficoltà dell'utilizzo dello speed sia dovuta alla mancanza di formazione digitale della maggioranza delle È persone. vero. Però in parte dipende anche da alcune piattaforme sviluppate in maniera pessima. Allora, questo è vero, cioè nel senso, sulla parte delle formazioni sono d'accordo, sulla parte invece di servizio, cioè parlando proprio di speed, quello che risulta strano, però non voglio aprire una polemica, cioè, apro semplicemente una parentesi, quello che risulta strano è che speed venga erogato da aziende terze, cioè nel senso che non sia un ente governativo a rilasciare lo speed. Questa è l'unica cosa, perché spesso i disservizi sono proprio legati a questa tipologia di attività, cioè nel senso che devo loggarmi su un servizio esterno che deve rilasciare l'autenticazione per ritornare sul servizio sul quale mi stavo loggando. Questo delle volte può creare, diciamo, delle problematiche. Anche se, infatti, leggevo per esempio di alcuni che avevano richiesto il bonus monopattino, no? Alcuni con il servizio di Poste Italiane non entravano, alcuni con il servizio da Ruba entravano, semplicemente perché uno era più, diciamo, non migliore dell'altro, ma semplicemente perché c'era meno traffico sui servizi di uno piuttosto che dell'altro, e quindi gli altri navigavano tranquillamente perché il servizio rispondeva. Questo probabilmente non è tollerabile, cioè nel senso che dovrebbe esserci un'entità prima di tutto governativa dove tutti possono accedere in maniera semplice a quella tipologia di servizi, ma soprattutto probabilmente in modalità gratuita, perché alcuni dei servizi speed sono a pagamento, mentre altri invece no, tipo quello di Poste Italiane è gratuito. Benissimo, Fabrizio, ti ringrazio di essere stato così con noi Grazie a te. e averci fatto questa, diciamo, panoramica con appunto dei focus su quello che è lo status della trasformazione digitale in Italia, che è in ritardo e ancora di strada ne deve fare. Assolutamente. Ciao Francesca, grazie. Grazie.